Watch out! The rocks are going to break! Luke was one of the first non-Jewish converts to Christianity, a valued and loyal companion of the Apostle Paul. He traveled extensively with him throughout the Middle East and Europe. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele. Egli rispose loro, non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato. E una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse, Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità. Poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. Questo
è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione. Essi ne presentarono due, Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi, in preghiera, dissero: Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu incluso tra gli 11 apostoli. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'uno all'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo
e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, e la mia lingua ha giubilato, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza». Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide, infatti, non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché è per voi la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.